Il talento di Van Basten si manifesta a pieno anche nel campionato italiano. Il 18 giugno 1989 San Siro è il teatro della prima tripletta in campionato per Van Basten. Vittima è Pazzagli, portiere dell'Ascoli. In una partita fare 4 gol o sbagliare 4 gol davanti alla porta, lui era sempre lo stesso. E allora magari gioie e dolori le regalava più ai tifosi o ai compagni. Pezzo di ghiaccio che però ti regalava delle emozioni quando si metteva a giocare a pallone. Non bastano al Milan i 19 gol messi in fila da Van Basten, lo scudetto va all'Inter di Matteus. Parte la stagione 89-90 che porterà Van Basten sul trono dei Bomber. È in questo torneo che realizza i primi gol a Zenga e Ferron, i portieri a cui ha segnato più di tutti. Con Ferron in particolare sembra avere un conto aperto, visto che per ben due volte gli rifila una tripletta. La prima nel 1990, la seconda due anni dopo, concentrando i 3 gol in 6 minuti. Il Milan vola grazie ai gol del suo airone. Van Basten è ormai il nemico numero uno di tutte le difese avversarie. Su di lui le marcature sono ferree, i terzini non vanno per il sottile pur di tenerlo lontano dalla porta. Lui è senz'altro stato uno di quei giocatori che era spesso soggetto a trattamenti decisi, se non lo aggredivi in termini calcistici e in un certo modo gli concedevi la possibilità di giocare a palla con facilità, ti metteva in difficoltà, quindi i maltrattamenti erano abbastanza all'ordine del giorno. Molti i duelli diretti con gli stopper. Epico quello con Bjerkovod, l'unico difensore che ha fatto penare Van Basten. Contro di lui solo una volta è riuscito a segnare. Ma i gol alla Sampdoria in quel periodo avevano valore doppio. Basta una sua zampata per battere Pagliuca e regalare al Milan anche la Supercoppa italiana. Il gol è su rigore e lui è un maestro dal dischetto. Saltello incantatore e destro a colpire inesorabile. E la scena si ripete per decine di volte. Lui faceva una rincorsa dal limite dell'area di rigore, per cui era una rincorsa di 5 o 6 metri. Saltellino e partiva. I primi 3 metri lui studiava il portiere, negli ultimi 2 decideva, perché lui aveva questa grande facilità, no, nel calciare. Era talmente freddo, talmente insensibile alle pressioni, che per lui i rigori erano veramente una cosa normalissima. Il gol, sempre il gol. Classe e astuzia, finezza e potenza. Contro la Roma, stoppa di petto la palla e si guarda intorno. Poi pensa che sia più giusto tentare la conclusione. Lo scudetto sfugge via all'ultima giornata. E ancora una volta alla Fatal Verona. Van Basten non ci sta, si sfila la maglia e viene espulso. Inizia la stagione 90-91. L'annata non è delle migliori. I gol diminuiscono, mentre i rapporti con Sacchi si fanno sempre più tesi. Un allenatore molto esigente che dormiva 3-4 ore e poi il resto lo passava solo a pensare al calcio. Anche con noi era abbastanza pressante. Beh,
anche le partitine che noi facevamo a fine allenamento avevano sempre uno scopo ben preciso, non c'era mai la partita libera. Marco per lui sicuramente è stata una sofferenza. Non aveva più voglia di ascoltare sempre le stesse cose. E magari gliel'avrà anche detto, perché la personalità era quella. Van Basten è uno dei leader del Milan, magari non appariscente, ma quando esce allo scoperto contro Sacchi le sue parole fanno rumore. 91-92, arriva Capello sulla panchina del Milan e Van Basten non nasconde la sua soddisfazione. Il feeling con il nuovo tecnico nasce spontaneo. Direi che trovai un giocatore straordinario, un giocatore unico per capacità tecniche e grande capacità realizzative. Un giocatore motivato a mille per mille, quindi aveva grande voglia di fare un campionato straordinario e lo fece, segnando tantissime reti. In assoluto viveva per il gol, in area di rigore si muoveva come un felino a caccia e quindi in tutti i momenti lui era pronto ad azzannare l'avversario, azzannare il pallone e metterlo dentro. È una stagione trionfante. Il Milan appare rigenerato dalla cura Capello. Van Basten segna come mai aveva fatto prima in Italia. Alla fine saranno 25 i gol realizzati, tra questi anche il primo su punizione. Per me è stata la prima volta che facevo gol su una punizione e questo mi ha dato grande soddisfazione. È da sognare di fare un gol così. Il cammino del Milan verso lo scudetto appare inarrestabile. La Juventus, seconda, è tenuta a distanza di sicurezza. L'unico turbamento arriva il 2 febbraio 1992. Il Milan gioca a Cagliari, la Juventus ospita il Foggia. Alla fine del primo tempo i bianconeri hanno dimezzato lo svantaggio, ma non hanno fatto i conti con Van Basten. Io ero squalificato, che ero in tribuna. Noi avevamo preparato la partita, quella fu una partita molto ben giocata dal Cagliari, tant'è vero che siamo andati in vantaggio, ma poi lui fu incontrollabile. Quinto minuto della ripresa, Fabio Capello richiama Van Basten per qualche consiglio. Non conosciamo la risposta del giocatore, ma è facile e divertente interpretarla come una sorta di predizione. Ora faccio 3 gol. Fu una partita che vinse non il Milan ma Van Basten. Il Cagliari aveva provato a riaprire il campionato, ma una tripletta del cigno olandese glielo ha impedito. Ero a Cagliari, quel periodo lì stavo lavorando e andai a vedere la partita. E mi ricordo che subito dopo la partita girai per Cagliari da solo con una bandiera olandese e mi fermò la polizia di Cagliari e mi misero dentro perché non si capacitavano di come un cretino potesse girare per Cagliari con la bandiera olandese. La Juve non è più un pericolo, tramortita dal gol del Marco olandese. Lo scudetto ritorna a Milano, Van Basten è il re dei bomber. Il campionato 92-93 si preannuncia trionfale per il Milan bis di Capello. Van Basten, già alla seconda giornata, rifila 3 gol al Pescara. Per Van Basten sembra il periodo perfetto. Grande maturità, massima efficacia, continue vittorie, 12 gol in 9 partite. Con queste reti travolge la Fiorentina e la Lazio. E adesso è la volta del Napoli. Vulcano Milan. Ranieri prova a spegnerlo. La Juve guida le speranze degli inseguitori. Van Basten, 8 reti in 8 partite. Lancia la sfida al record di Angelillo e confessa di puntare al terzo pallone d'oro. Non c'è più Maradona. Il Napoli è lontano dalla vetta, ma il San Paolo riesce comunque a mettere qualche pensiero ai rossoneri. Beh, il Napoli umile e provinciale, voluto da Ranieri, spende tutto nei primi minuti e come Paganini non ripete.
Allora sale sul proscenio il Milan di Capello con il suo gioco corto, anzi cortissimo, con un 4-4-2 impeccabile ed inizia la sinfonia con Van Basten. Ci pensa ancora una volta Marco Van Basten con 4 reti a far pendere la bilancia dalla parte della classe. Galli è annichilito. Corradini va su di lui, Van Basten e gli soffia il pallone, pallone verso l'area, Galli ha un attimo di indecisione, ancora Van Basten, Van Basten, 2-0 per il Milan. Due gol nella prima mezz'ora, il Napoli è a terra. Van Basten è una furia incontenibile, la sua velocità costringe i difensori al fallo. A sorpresa, ha battuto questo calcio di punizione, si fanno ancora trovare impreparati i difensori del Napoli e Van Basten mette dentro il gol del 4-0. Qualche volta ci hanno anche aiutato, per dire così. Comunque è importante anche sfruttare le occasioni, certo. E siamo riusciti in quella. Intanto c'è un erroraccio da parte di Mauro. Van Basten, gol, 5-0 per il Milan. Abbiamo perso, se non sbaglio, 5-0 o 5-1. E lui mi ha fatto 4 gol, insomma, accidenti poi a lui. Personalmente è una domenica molto particolare. Comunque io faccio parte della squadra, nel senso che i miei compagni faccio poco. Sono contento di far parte di questo Milan. Il campionato si colora decisamente di rosso-nero. Ed è iniziato da poco più.